Formazione no, anche perché dobbiamo valutare ovviamente le condizioni di Gigi. E poi oggi non voglio dare nessun tipo di vantaggio, perché è una partita particolarmente difficile e quindi questo è un leggero vantaggio che non voglio dare. Balotelli si è allenato bene negli ultimi due giorni, ha superato tutto questo problema di bronchite e quindi è difficile. La Danimarca è una squadra che ha una buona organizzazione, una squadra che ha un buon ritmo di gara, una squadra che ha la capacità di pressare alti gli avversari e quindi noi abbiamo preparato la partita contro questa squadra. E ovviamente non verrò oggi a dire come ci muoveremo a centrocampo, non voglio dare veramente nessun tipo di vantaggio. Quindi ci sono sempre che 15-20 minuti dove devi fare una ricerca storica veloce, devi cambiare le marcature, devi capire le caratteristiche di questi giocatori ed è comunque un momento di tensione. E io non voglio dare la possibilità in questo momento alla Danimarca questo vantaggio, ma questo entusiasmo ci deve accompagnare, è una cosa positiva, bella, non dobbiamo assolutamente aver paura dell'entusiasmo dei nostri tifosi, dobbiamo... come dicevamo all'inizio di questa nostra avventura era quello che volevamo e quindi vuol dire che abbiamo lavorato bene, vuol dire che siamo credibili, vuol dire che abbiamo avuto la fortuna anche di regalare qualche emozione, quindi è giusto che questi giocatori vengano premiati con questo calore. Mi auguro che tutti abbiano una concentrazione su questa partita, perché l'ultima volta che abbiamo fatto una conferenza stampa dove l'argomento era il club, io ho perso la partita con gli Stati Uniti a Genova. Ho detto mai più, quindi se mi fate domande sulla partita rispondo, sul club oggi no, non è importante domani, tre punti, domani voglio tre punti, è una squadra che gioca come dicevo prima, un calcio molto organizzato con due centrocampisti centrali che si alternano a costruire il gioco, gli esterni sono giocatori molto offensivi, molto bravi tecnicamente, attaccano bene gli spazi, hanno abilità sia a palla a terra e poi anche hanno una soluzione con una punta centrale alta, quindi anche di testa posso essere pericoloso. Sinceramente Andrea può trovare un tempo diverso per organizzare, però sarà comunque sempre un riferimento.